Allora, cari colleghi, cari amici, certamente in questo periodo abbiamo messo in cantiere come ordine, e voi avete seguito, numerosi convegni, numerosi incontri per formativi che ci consentono naturalmente, oltre che migliorare le nostre capacità professionali, anche di acquisire quei crediti che lo strumento legislativo sulla riforma degli ordini ha messo in atto. Oggi per la prima volta noi ci incontriamo per discutere e per apprendere l'aspetto formativo che riguarda uno dei temi più importanti della nostra professione, che è quella della deontologia. Ricordo che il regolamento prescrive che fra il percorso formativo che ognuno di noi deve fare ci devono essere almeno 4 crediti all'anno destinati all'aspetto del funzionamento ordinistico, che può essere la formazione, che può essere la deontologia, i parametri e via di seguito. Oggi cominciamo con questa della deontologia. Faccio presente che questo incontro sarà ripreso per via, sarà ripreso, e poi lo faremo trasformare in modo da trasmetterlo in streaming, in modo che tutti i colleghi possano in maniera abbastanza semplice accedere a questo aspetto formativo ed acquisire quei crediti che sono obbligatori per legge ogni anno, i 4 crediti appunto legati a questi aspetti formativi. Ora, prima naturalmente di passare la parola ai due colleghi e amici, cioè l'architetto Raffaello Frasca, che è consigliere nazionale con la delega proprio alla deontologia, e l'avvocato Marco Antonucci, che è il legale del Consiglio nazionale, e quindi in questo momento noi qui abbiamo presenti i massimi esponenti e quindi con le migliori competenze possibili su questo tema specifico. Prima di appunto che loro introducano e discutano in dettaglio tutti gli aspetti, io voglio ricordarvi qualcosa. La riforma degli ordini, che come voi avete visto, ha cambiato il modo di fare professione. L'atteggiamento della professione è completamente diverso. Purtroppo alla difficoltà di fare la professione, proprio con le innovazioni introdotte, si è aggiunta la crisi. Però questo, anzi, ci deve essere di stimolo per fare meglio. Voglio ricordare alcune cose. La legge che ha modificato l'ordinamento ordinistico prevede, naturalmente, prima cosa, l'introduzione obbligatoria del contratto, cioè credo che è una cosa che sia a garanzia del committente, a cui noi dobbiamo indicare in che modo vogliamo svolgere la professione, come intendiamo, quali elaborati vogliamo fornire e anche naturalmente come dobbiamo essere retribuiti. È una cosa importante, perché credo che oltre a garantire il committente garantisce anche noi. Poi l'introduzione della formazione continua, l'obbligatorietà della formazione continua, l'obbligatorietà della formazione continua, che naturalmente noi stiamo facendo in maniera intensa e stiamo cercando anche di far sì che, pur rendendola altamente qualificata, essa sia molto spesso gratuita per tutti, e questo credo che è uno degli obiettivi che il mio consiglio si è posto, a cui stiamo ottemperando credo in maniera costante e puntuale. Poi c'è naturalmente l'obbligo, cioè l'individuazione dei parametri per quanto riguarda le competenze professionali. Ben inteso, i parametri non sono assolutamente da intendere tariffe, ma sono dei riferimenti a cui soprattutto le amministrazioni dovranno far riferimento nel momento in cui indiranno le gare, e naturalmente sono il riferimento per i giudici nel momento in cui si apre un contenzioso tra committente e professionista. Poi c'è l'obbligo dell'assicurazione, e che è un'altra novità rispetto al passato. Era corretto e utile farla,
però è altrettanto vero che molto spesso diciamo molti non evitavano, anche per contenere i costi, capisco. Poi la possibilità di fare la pubblicità, naturalmente che questa sia veritiera e non denigri gli altri colleghi, e poi diciamo anche quella di costituire le società di capitale, il cui capitale sia diciamo, faccia capo ai professionisti. Queste sono le novità principali, ma ho detto queste cose non per tediarvi con un elenco così stringato di problematiche, ma ho detto questo perché tutti questi aspetti della legge, per legge, per in base, sono il non ottemperanza a tutti questi aspetti rappresenta un'infrazione disciplinare, e rappresentando un'infrazione disciplinare, ed ecco qui che noi abbiamo il problema deontologia. La deontologia, che è stata riscritta dal Consiglio Nazionale, praticamente tiene conto di tutti questi aspetti, e quindi è particolarmente importante, perché ognuno di noi deve sapere che nel momento in cui questo aspetto complesso dello svolgere la nostra professione potrebbe in qualche modo avere dei risvolti negativi, che mi auguro che nessuno avrà, però molto spesso vedo molta superficialità nel modo di operare nostro, e appunto le tematiche che affronteremo oggi forse vi chiariranno e vi faranno comprendere in dettaglio come noi dobbiamo comportarci, e quindi qual è il giusto modo di fare la professione secondo queste nuove aspettative. Non vi voglio tediare ulteriormente, perché altrimenti toglierò tempo agli aspetti specificatamente dedicati alla deontologia, per cui passo la parola al consigliere nazionale Raffaele Frasca, che appunto introdurrà e illustrerà in dettaglio la problematica. Grazie.